Allora, buongiorno a tutti. L'argomento di oggi riguarda una particolare categoria di meccanismi, cioè gli inversori. Se vi ricordate, nel seminario tenuto dal professor Pennestri ha accennato all'inversore di Ponsellier. Ecco, è arrivato il momento di parlarne più diffusamente. Allora, inversori. Allora, definiamo innanzitutto in generale qual è la proprietà di inversione. Allora, andiamo a tracciare una circonferenza. Una circonferenza di raggio, chiamiamolo per il momento con K. Ecco, la proprietà dell'inversione è quella per cui viene creata una corrispondenza tra i punti e le rette del piano in generale. Questa deriva dalla teoria delle polari, della polarità. Non so se vi ricordate, a proposito delle coniche, curve algebriche di secondo grado, è possibile definire la polarità. La polarità è la corrispondenza, ripeto, tra i punti e le rette del piano. Questa corrispondenza viene determinata, in quel caso, dalla conica. Ok? In questo caso particolare non abbiamo a che fare con una conica, bensì con una circonferenza. Allora, se noi individuiamo un punto e lo indichiamo con A, questo per noi è il polo. Da questo polo noi possiamo tracciare la polare, che è una retta, e questa corrispondenza, ripeto, è determinata da una circonferenza assegnata che ha un certo raggio. Dal punto di vista geometrico ciò può essere ottenuto conducendo le tangenti dal polo alla circonferenza assegnata, ed è quello che ci apprestiamo a fare. Individuiamo quindi i due punti di tangenza. Naturalmente le tangenti sono perpendicolari al raggio, questo ci aiuta a fare il disegno con maggiore precisione, ma quello che ci interessa in questo caso in particolare è che se noi andiamo a congiungere i due punti di tangenza otteniamo questa retta che, come detto, assume la funzione di polare ed è associata al polo per il tramite di questa circonferenza. Ok? Cioè il legame tra il polo e la polare è determinato da questa circonferenza. Va bene? Quindi questa è la polare. Quindi questo discorso rientra nella teoria delle polari, che è un concetto, una teoria più generale, come detto prima, che fa riferimento anche alle coniche, ma la circonferenza è comunque una curva algebrica di secondo grado, quindi in sostanza è una particolare conica. Bene, O è il centro di questa circonferenza, abbiamo detto il raggio lo indichiamo per il momento con K, ed in particolare questa polare interseca questo raggio vettore che parte dal centro della circonferenza e raggiunge il polo A in un altro punto che lo indichiamo con A segnato. Ok? Ecco, allora qui possiamo fare delle semplici considerazioni
di natura geometrica e possiamo andare a scrivere quanto segue, cioè O ha segnato diviso K, quindi O ha segnato diviso K sarebbe questo cateto diviso l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo P ha segnato O. Ok? Questo rapporto per una proprietà dei triangoli simili è uguale a K diviso OA. Va bene? Allora, questo cateto sta all'ipotenusa del triangolo rettangolo OA segnato P, va bene? Così come questo cateto sta all'ipotenusa del triangolo rettangolo OPA, rettangolo in P e rettangolo in A segnato, va bene? Come triangoli simili. Da questa semplice relazione geometrica noi possiamo scrivere che OA moltiplicato OA segnato è uguale a K quadro. K è il raggio della circonferenza assegnata. Ecco, questa è la legge di inversione. Perché di inversione? Perché come vedete esiste un legame di proporzionalità inversa tra i raggi OA e OA segnato per il tramite di una circonferenza di centro O e raggio K. Ok? Quindi se io conosco per esempio assegnato il polo, quindi conosco A, O A segnato è uguale ad O A diviso K quadro. Va bene? Quindi noi abbiamo questa legge di proporzionalità inversa tra questo punto e questo, che è anche il punto di intersezione della polare con il raggio vettore OA, ripeto, per il tramite di una circonferenza di raggio assegnato. Questa è la proprietà, la legge di inversione. Ora ci sono alcuni meccanismi che rispettano questa legge, per questo vengono poi denominati inversori, perché rispettano, ripeto, questa proprietà. Benissimo. Allora, a questo proposito andiamo subito a parlare dell'inversore di Poincaré. Va bene? Come fu accennato anche dal professor Penestri, Poincaré trovò questa soluzione molto interessante, molto originale, ma in parallelo in Russia Lipkin arrivò allo stesso risultato. Quindi, diciamo, per completezza dovremmo indicarlo come l'inversore di Poincaré-Lipkin, poiché entrambi sono arrivati allo stesso risultato in maniera indipendente. Allora andiamo a vedere come è fatto questo meccanismo. Allora, questo meccanismo è fatto in questo modo. Dunque, dobbiamo disegnare un rombo articolato fatto in questo modo. Qui abbiamo una cerniera fissa, il meccanismo è fatto in questo modo. Allora, abbiamo queste due aste uguali, quindi di lunghezza B, qui come detto abbiamo un rombo articolato di lato A,
A e A, essendo un rombo. Qui abbiamo questa cerniera fissa, che la indichiamo con O, e qui abbiamo il punto A e il punto A'. Va bene? Questi punti A' in realtà prendono il posto di A e A segnato, ok? Cioè sono quelli che devono rispettare la proprietà di inversione. Quindi noi arriveremo a dimostrare che un meccanismo siffatto rispetta la legge di inversione che abbiamo appena introdotto nel caso più generale. Allora, come vedete, questo meccanismo siffatto è costituito da quanti membri? 4, 5, 6, nel telaio 7. Per il momento è costituito da 7 membri. Quindi noi possiamo, per curiosità, andare a vedere i gradi di libertà di questo meccanismo, e quindi sappiamo come fare. N uguale a 3 per n meno 1, ma essendo 7, qui abbiamo 7 meno 1, qui dobbiamo sottrarre i gradi di vincolo. Allora attenzione, perché abbiamo delle coppie rotoidali multiple. In particolare abbiamo una coppia rotoidale multipla del punto O, indichiamo quest'altra cerniera con B e questa con C. Quindi dicevo, abbiamo una coppia multipla qui perché abbiamo due aste di un telaio che sono mutuamente incernierati tra loro, quindi è, dicevo, una coppia rotoidale multipla, quindi questa corrisponde ad un grado di vincolo 4, va bene? Grado di vincolo 4, questo, come ricorderete, deriva dal fatto che, trattandosi di una cerniera, quindi con grado di vincolo doppio, questa va moltiplicato per n meno 1, dove n in questo caso rappresenta il numero di aste che, oppure se volete facciamo i meno 1 per non fare confusione, quindi 1, 2, i meno 1, i. Ok? Questa è una regoletta che vale in generale per determinare il grado di vincolo che corrisponde ad una cerniera multipla. In questo caso i è uguale a 3, quindi 3 meno 1 è 2, 2 per 2 è 4. Va bene? Ecco, questo vale naturalmente anche per b, perché ho tre aste che convergono nella stessa coppia rotoidale, quindi anche qui il grado di vincolo è 4, e questo vale anche per C, grado di vincolo 4. Mentre in A e A' abbiamo due cerniere semplici e quindi, come di consueto, grado di vincolo è 2. Ok? Quindi se noi andiamo a sommare tutti i gradi di vincolo dell'intero meccanismo, abbiamo 3 per 4, 12, 14, 16, 3 per 6, vabbè, scriviamo qui 16, 3 per 6, 18, e in sostanza abbiamo due gradi di libertà, ok? Due gradi di libertà, e questo è, diciamo, la proprietà principale dell'inversore di Ponsellier-Lipkin. In realtà, un po' come accade, anzi direi proprio come accade nel caso dei pantografi, dove abbiamo anche lì due gradi di libertà, se noi puntiamo qui un puntatore, un tracciatore nel punto A e guidiamo il punto A in una certa curva, secondo una certa curva del piano, il punto A' traccerà un'altra curva che corrisponde alla prima nel rispetto della proprietà di inversione, ok? Vi anticipo che nel caso dei pantografi abbiamo una proporzionalità diretta, invece qui una proporzionalità inversa, ma il ragionamento va sulla falsa riga di quello dei pantografi, le cui applicazioni sono sicuramente più diffuse che non quelle dei meccanismi inversori. Ok? È chiaro che se noi poi andiamo a guidare il punto A
secondo una specifica traiettoria, naturalmente perdo un grado di libertà e ottengo complessivamente un meccanismo ad un solo grado di libertà, ma in generale ne abbiamo due, proprio perché nel piano noi possiamo guidare questo punto secondo una certa traiettoria e di conseguenza qui otteniamo un'altra traiettoria che è legata ad essa per la proprietà di inversione. Ecco, però noi vogliamo prima di tutto dimostrare che un meccanismo siffatto effettivamente rispetta la proprietà di inversione, perché noi abbiamo introdotto la proprietà di inversione in generale che è data da questa legge, ma siamo sicuri che questo meccanismo effettivamente rispetta tale legge? Lo dobbiamo dimostrare, ok? Ed è quello che ci apprestiamo a fare in questo momento. Ok? Allora, andiamo ad individuare, ad indicare questo punto con Q e possiamo scrivere le seguenti relazioni, cioè OA è uguale ad OQ, OA è uguale ad OQ meno AQ, OA' è uguale ad OQ più Q a primo, ok? Allora OA uguale ad OQ meno questo tratto, OA primo è uguale ad OQ più questo tratto qui, fermo restando che questi due sono uguali perché abbiamo a che fare con un rombo articolato, quindi le diagonali si dividono scambievolmente a metà, ok? Quindi posso dire che A Q è uguale a Q A primo. Va bene? Ok. Detto questo, questa la posso scrivere anche come OQ più AQ. Bene? Se ora io vado ad applicare la legge dell'inversione, che è di questo tipo, che cosa otteniamo? Otteniamo che OA per OA primo, primo membro delle due equazioni, è uguale al prodotto, no? Quindi OA primo sarà uguale ad OQ meno AQ che moltiplica OQ più AQ, va bene? Sono andato a calcolare il prodotto di questi due raggi perché poi vogliamo verificare se effettivamente la legge di inversione è rispettata, cioè se effettivamente questo meccanismo è un inversore o meno. Allora, come vedete, qui abbiamo somma per differenza, quindi qui in sostanza abbiamo che OQ quadro meno AQ al quadrato. Andiamo ora a considerare questi due triangoli, faccio il disegnino a parte per maggiore chiarezza, quindi vado ad estrapolare dalla figura precedente questo triangolo rettangolo che sarebbe OQB e poi abbiamo quest'altro triangolo, lo faccio in sovrapposizione, anch'esso rettangolo, dove qui abbiamo il punto A, ok? Estrapolato da questa figura. Allora, guardando questi due triangoli rettangoli, noi possiamo scrivere quanto segue, cioè OQ, semplicemente dal teorema di Pitagora, quindi OQ sarebbe
questo OB è uguale a B, mentre AB è uguale ad A, per cui l'ipotenusa è B, quindi OQ è uguale a B quadro meno BQ al quadrato. Ok? Analogamente posso scrivere che questo è il quadrato di Pitagora, quindi analogamente posso scrivere che AQ al quadrato è uguale all'ipotenusa, cioè A quadro, meno BQ al quadrato. Quindi ho applicato due volte il teorema di Pitagora per esplicitare OQ ed AQ. Perché? Perché questi due termini me li trovo nella relazione precedente, giusto? Benissimo, e quindi noi dobbiamo ora semplicemente andare a sostituire questa e questa qui dentro. La riscrivo sotto, quindi ho che OA per OA primo è uguale a questo termine al quadrato, che sarebbe B quadro meno BQ al quadrato, meno quest'altro, che sarebbe A quadro meno BQ al quadrato. Va bene? Semplicemente sostituito, e quindi mi accorgo subito che qui c'ho un meno, questo diventa più, si semplifica, e ottengo B quadro meno A quadro. Ma B è la lunghezza di quest'asta, A è la lunghezza di quest'altra asta, e quindi in effetti B quadro meno A quadro è una costante, giusto? Perché dipende solo dalla lunghezza delle aste. E quindi abbiamo dimostrato che questo meccanismo rispetta la legge di inversione. Infatti OA per OA primo è uguale ad una costante che corrisponde al quadrato della circonferenza che crea questo legame di inversione. Ok? Perché in questo K è il quadrato del raggio della circonferenza che crea questo rapporto, questo legame inverso tra questi raggi vettori. Benissimo, quindi questo è uguale ad una costante, ma questa costante è uguale appunto al raggio di questa circonferenza al quadrato. Ok? Quindi se io voglio trovare il raggio della circonferenza di inversione nel meccanismo di Poincaré, niente di più facile, perché K è uguale alla radice quadrata di B quadro meno A quadro. Naturalmente stiamo parlando di una circonferenza che ha centro in O. Ok? Quindi il punto, la traiettoria di A e la traiettoria di A' sono legate tra di loro per il tramite di una circonferenza di centro O e raggio K. Ok? Quindi questo meccanismo abbiamo dimostrato che rispetta la legge di inversione, quindi è un inversore. Ma perché questo meccanismo riscuote interesse, no? Nelle applicazioni? Bene, questo meccanismo può essere utilizzato sia per generare delle circonferenze di ampio raggio, sia per generare delle traiettorie rettilinee. Ok? Delle traiettorie rettilinee con sole coppie rodoidali. Noi otteniamo una traiettoria rettilinea esatta con un meccanismo che presenta solo coppie rodoidali.
Abbiamo dedicato del tempo a questo argomento, abbiamo analizzato diversi meccanismi, generatori di traiettoria rettilinea esatta o approssimata, vi ricordate Cardano, Scott Russell, ok? E poi siamo passati a Evans, Chebyshev, Roberts, ma in quel caso, questi ultimi casi, noi ottenevamo che cosa? Una traiettoria rettilinea approssimata. Okay? Con Scott Russell la traiettoria era esatta, con Cardano era esatta, ma erano dei meccanismi che presentavano delle coppie prismatiche. In questo caso abbiamo solo coppie rotoidali e la traiettoria, come dimostreremo, è esatta. Andiamo a vedere perché accade questo. Allora, devo fare un disegnino, lo faccio qui. Lo faccio tratteggiato perché questa è la configurazione iniziale. In realtà poi faremo riferimento ad una configurazione generica al fine di dimostrare che mediante questo meccanismo è possibile ottenere una traiettoria rettilinea esatta. Va bene? Ok, allora vediamo qui una cerniera fissa. Questa è la configurazione iniziale. Ecco, però dobbiamo fare subito un'osservazione fondamentale, perché nel momento in cui noi vogliamo ottenere una traiettoria rettilinea esatta con questo meccanismo, è necessario che il punto A si muova secondo una traiettoria circolare passante per O, che nulla ha a che vedere con la circonferenza di inversione, sono due circonferenze diverse, ok? Cioè la traiettoria di A deve passare per O. Come posso ottenere questo risultato? Semplice. Introduciamo un link, cioè un vincolo, e quindi riduco di 1 i gradi di libertà complessivi e arrivo quindi ad un meccanismo ad un grado di libertà come anticipato prima, ok? Cioè se io prendo la metà di OA in questo modo e vado a mettere qui, facciamola di un colore diverso, ad installare qui una nuova cerniera fissa. Ok? Chiamo questo punto con O1 e vado a congiungere la cerniera fissa O1 con l'altra coppia rotoidale in A con questo link. Dove però, attenzione, precisiamo che O1 è uguale ad OA diviso 2, cioè la distanza OA diviso 2, perché solo in tal caso noi otteniamo una traiettoria di A che passa esattamente per il centro O. La traiettoria di A che ha un raggio O1A, come vedete passa esattamente per il centro O. Questo è fondamentale per ottenere una traiettoria rettilinea di chi? Del punto inverso di A, ok? Cioè A', perché la corrispondenza è tra questi due punti. Quindi questo è guidato secondo una circonferenza e il punto A' traccerà, ma questo lo dimostriamo, traccerà una traiettoria rettilinea esatta che è perpendicolare a questo di A, cioè questa.
Questa è la traiettoria di A' e questo è quanto ci apprestiamo a dimostrare. Allora, come vi avevo preannunciato, andiamo ora a disegnare il meccanismo in una generica configurazione. Quindi immaginiamo che questo sia l'asse del meccanismo nella nuova configurazione, in particolare di quella che è nota anche come cella, cioè la cella di Poisson. Ok? Quindi il punto A' è andato a finire qui. Va bene? È andato a finire qui. Naturalmente il punto A ha raggiunto questa posizione. Provo ad usare dei colori diversi, quindi ha raggiunto questa posizione perché è una manovella, naturalmente, il membro O1A, ok? Quindi ha raggiunto questa posizione. Uso le stesse lettere, ma facciamo di colore diverso nella nuova configurazione. E ora dobbiamo tenere presente anche che qui ho delle aste, lo vedo qui, ho l'asta di lunghezza B di centro O, quindi OB e OC. Quindi queste naturalmente sono vincolate a ruotare intorno al punto fisso O. E quindi la loro traiettoria è di questo tipo, per cui naturalmente il rombo articolato chiaramente si apre in una nuova configurazione che cerchiamo di rappresentare nel migliore dei modi. Allora, se vado a prendere il punto medio tra A e A', che qui abbiamo indicato con Q, e prendo il punto medio, che è questo, qui vado a prendere la perpendicolare, ok? Bene, allora, il rombo articolato raggiunge all'incirca questa configurazione, ecco qui, e naturalmente questo è il punto B, questo è il punto C, O va congiunto con B ma va congiunto anche con C. Ecco, questa è la configurazione generica del meccanismo, ok? Mentre quella tratteggiata è la configurazione, diciamo, iniziale. Bene, noi facciamo riferimento ora a questa configurazione per poter dimostrare che quando il punto A si muove secondo una circonferenza passante, però il punto A' traccia esattamente una traiettoria rettilinea che, come vedete, è perpendicolare al diametro passante per il punto O del meccanismo. Benissimo. Allora, immaginiamo che di aver considerato una rotazione alfa, di un angolo alfa, che vado ad indicare, quindi questo sarebbe l'asse di simmetria dell'inversore, questa è la posizione dell'asse di simmetria iniziale, quindi ho ottenuto una rotazione di alfa. Va bene? Ok, allora, come al solito, per maggiore chiarezza, estrapolo una parte di questa figura, la faccio qui,
poi se volete vediamo anche sulla figura principale. Quindi qui abbiamo questo punto che sarebbe la primo iniziale, qui abbiamo A', questo punto è il centro O, e poi abbiamo qui il punto A nella posizione iniziale con questa circonferenza che in questo caso viene un po' più piccola, ma ripeto è soltanto uno schema qualitativo, in questo modo, ok, questo sarebbe O1. E siccome A si deve muovere secondo questa circonferenza, per la proprietà delle circonferenze, questa è la posizione generica del punto A, per cui naturalmente questo angolo è di 90 gradi poiché è sotteso dal diametro della circonferenza traiettoria del punto A. Ecco, questo è l'angolo alfa che abbiamo riportato anche su questa figura. Ecco, allora cosa possiamo scrivere con riferimento a questa figura estrapolata da questa, perché qui in realtà noi dovremmo andare a considerare, no, questo triangolo rettangolo OA posizione iniziale, A posizione generica ruotata di alfa, va bene? Ok, possiamo scrivere questo. Potrei non cancellare, quindi abbiamo che OA, che sarebbe il cateto di questo triangolo rettangolo, è uguale ad OA0, mettiamoci 0 qui, così abbiamo confusione, è uguale ad OA0 coseno di alfa. Va bene? Allora, mettiamo anche qui C0 e B0 della posizione iniziale. Ok? Benissimo. E vabbè, e da qui potevamo scriverlo anche direttamente, ma OA0 è uguale ad OA diviso il coseno di alfa. Questa è una relazione che posso scrivere, ma siccome noi sappiamo che questo meccanismo è un meccanismo inversore e che quindi rispetta la legge di inversione, come abbiamo appena dimostrato, nella configurazione iniziale noi possiamo scrivere che OA0 per OA0', va bene, è anche uguale ad OA per OA', per la legge di inversione, cioè questo prodotto è costante, va bene? Questo prodotto è costante perché dipende solo dal raggio della circonferenza di inversione, che è uguale alla radice quadrata di B4 meno A4, va bene? Quindi l'ho semplicemente scritta per la posizione iniziale e per la posizione generica. Naturalmente questa legge deve essere rispettata in ogni configurazione, e su questo non ci sono dubbi. Bene, se ora io vado a sostituire questa che abbiamo ricavato da questa figura in questa legge, che è quella di inversione, che sappiamo essere rispettata da questo meccanismo, che cosa otteniamo? Otteniamo che OA diviso il coseno di alfa per OA0' è uguale ad OA per OA'. Sono considerazioni geometriche, va bene? Allora, OA e OA vanno via. Che cosa abbiamo ottenuto in maniera molto, molto semplice? Abbiamo ottenuto che OA0' è uguale ad OA' per il coseno di alfa. Ok? Questo è il risultato.
questo risultato che però dobbiamo andare ora ad interpretare dal punto di vista pratico. Cosa abbiamo? O a 0', che è questo, a che cosa è uguale? Ad O A' per il coseno di alfa, cioè se lo guardiamo qui ho questo triangolo rettangolo, ma siccome alfa è un parametro generico perché è quello che assegna solo la configurazione, vuol dire che questa qui è vera per qualsiasi alfa. Ma se è vera per qualsiasi alfa, vuol dire che A' si deve muovere secondo questa perpendicolare, cioè questa, a quest'altra retta, perché la proiezione di A' su questo diametro è sempre la stessa al variare di alfa. In altri termini, A' traccia esattamente una traiettoria rettilinea che è perpendicolare ad O a 0'. Questo meccanismo è un generatore di traiettoria rettilinea esatta e presenta soltanto delle coppie rotoidali. L'unico svantaggio è che questo meccanismo presenta, come vedete, 8 membri e quindi è un po' complicato dal punto di vista realizzativo, perché presenta 1, 2, 3, 4 cerniere multiple e 8 membri. Ok? Ecco, questa è l'applicazione più famosa, più conosciuta dell'inversore di Poincaré. Ma non è l'unica, non è l'unica, perché sempre nel rispetto della proprietà di inversione, nel rispetto della proprietà di inversione, le circonferenze vengono trasformate in circonferenze. Ok? Cioè, ritornando al meccanismo a due gradi di libertà, se io guido il punto A secondo delle circonferenze, il punto A' traccerà delle circonferenze che sono legate dalla proprietà di inversione. Solo nel caso particolare in cui questa circonferenza passa però, come abbiamo appena dimostrato, il punto A' traccia una traiettoria rettilinea. In tutti gli altri casi traccia delle circonferenze, ok? Che poi una retta in sostanza è una circonferenza degenere, sempre accoppiata con un'altra, un'altra retta, perché abbiamo un'equazione di secondo grado. E da qui vengono fuori delle altre applicazioni interessanti di questo meccanismo. Quindi non soltanto per generare delle traiettorie rettilinee esatte, ma anche per generare delle traiettorie circolari esatte di grande raggio, senza andare a mettere la cerniera nel centro della circonferenza, che sarebbe la cosa più banale, ok? Se noi vogliamo ottenere una traiettoria circolare, la cosa più semplice da fare è mettere un'asta incernierata nel centro della circonferenza, giusto? Ecco, ma se il raggio di questa circonferenza è dell'ordine, per esempio, di qualche metro, noi dovremmo avere un'asta che ha un raggio di qualche metro, naturalmente. Ecco, queste applicazioni sono molto interessanti, per esempio, per orientare dei radar che devono seguire delle circonferenze di ampio raggio, e questo noi lo possiamo fare, per esempio, per il tramite di questo meccanismo. Ma andiamo a vedere come questo è possibile e quali sono le connessioni con il caso un po' limite in cui otteniamo una traiettoria rettilinea. Allora, devo disegnare nuovamente questo meccanismo, cioè di Poincaré-Lipkin. Questo è il punto O.
Bene? Ecco, si può dimostrare anche matematicamente che se noi andiamo a guidare il punto A, e questo è il punto primo nel legame di inversione, secondo una circonferenza che non passa, però noi otteniamo una traiettoria esattamente circolare del punto A primo nel rispetto della proprietà di inversione. Allora, ci sono due casi possibili, cioè uno che la circonferenza tracciata da A non raggiunga il punto O che rimane quindi esterno alla traiettoria di A, e l'altro caso in cui la circonferenza comprende il punto O che diventa punto interno alla traiettoria di A. Questi sono i due casi che possono verificarsi, va bene? E andiamo a considerarli seppure in modo qualitativo in questo caso, va bene? Quindi qui andiamo a installare una cerniera fissa come fatto prima, proprio esattamente come fatto prima. Questo è uno, e qui ci vado a mettere un link rigido di connessione O1A, va bene? Naturalmente il punto A viene guidato secondo una traiettoria circolare, cioè diventa la manovella, se volete, il membro motore del meccanismo, va bene? E il punto di uscita, perché è un generatore di traiettoria, lo utilizziamo in questo modo, è il punto A primo, va bene? Allora, vi traccio qualitativamente la traiettoria del punto A, che naturalmente è una circonferenza, ma come vedete, a differenza di quanto accadeva nel caso che abbiamo appena esaminato, la traiettoria di A non comprende O e neanche ci passa, va bene? Domanda: qual è la traiettoria di A primo? La traiettoria di A primo è ancora una circonferenza, ma di raggio diverso. Di raggio diverso, è la cosa interessante che in questo caso, lasciatemi disegnare questa traiettoria rettilinea, poi ne capiremo l'importanza. In questo caso la traiettoria è una circonferenza il cui centro si trova sulla parte opposta, ok? Per esempio questo è il centro geometrico, e otteniamo questa traiettoria, ok? Cioè i centri di curvatura, o il centro, trattandosi di circonferenza, della traiettoria di A e quello della traiettoria di A' sono opposti, va bene? Sono opposti, vedete che questa presenta una curvatura da questo lato e questa presenta una curvatura dall'altro lato, perché il centro è opposto, va bene? Quando invece la cerniera fissa O1 è posizionata più sulla sinistra e quindi più vicina ad O, che cosa otteniamo? La metto per esempio qui. Questa è una soluzione alternativa a quella che abbiamo appena visto, ok? Quindi il link fisso diventa questo, quindi vuol dire che il punto A questa volta è guidato secondo una circonferenza di raggio O1' A, va bene? Quindi questo è il raggio, per avere un disegno seppure qualitativo, ma insomma che rispetti all'incirca le proprietà principali. Questa è la traiettoria del punto A quando assumiamo come cerniera fissa O1', cioè il disegno arancione, per capirci.
Come vedete, in questo caso la cerniera fissa dell'inversore Poncelier-Lipkin risulta interna alla circonferenza, quindi interna alla circonferenza arancione, esterna alla circonferenza blu. Sono due casi, va bene? Diversi, entrambi compatibili con il meccanismo, va bene? Ma cosa accade alla traiettoria di A' che è correlata a quella di A nel rispetto della legge di inversione? Ecco, otteniamo una traiettoria di questo tipo, quindi ancora una circonferenza, ma una circonferenza di questo tipo qui. Il cui centro si trova sempre su questo asse, ma esterno, e per esempio cade qui. Ok? Quindi il raggio di questa circonferenza arancione è questa qui. Nel caso precedente il raggio era quest'altro, va bene? Della circonferenza. Quindi vedete che noi otteniamo un arco di circonferenza di ampio raggio senza mettere la cerniera nel centro effettivo della circonferenza. Cioè il meccanismo è molto più compatto, ok? Perché il meccanismo è questo, ma riusciamo a ottenere una traiettoria il cui centro è molto distante, va bene? Con un meccanismo di un grado di libertà. Attenzione, queste sono esattamente degli archi di circonferenza, quindi non è approssimato, è effettivamente un arco di circonferenza, e questo è molto utile in pratica anche nella progettazione di una macchina automatica. Le esigenze possono essere tante, infinite, e questa è un'altra soluzione progettuale da tenere in conto, ovviamente, qualora si presenti l'esigenza. Bene, a conclusione di questa prima parte voglio mettere ulteriormente in evidenza il discorso relativo alla generazione di traiettoria rettilinea, perché vedete che ci sono tre casi possibili. Fin tanto che la circonferenza traiettoria di A non raggiunga il punto O, la circonferenza traiettoria di A' presenta un centro opposto, ma più mi avvicino sulla sinistra, e quindi più la circonferenza blu si avvicina al centro O, più questa circonferenza, vedete, si apre fino a raggiungere la condizione limite, quando questa passa esattamente per O, ho esattamente una retta. Se poi questa circonferenza supera il punto O, come il caso arancione, allora presenta curvatura opposta, va bene? Quindi ottengo proprio una famiglia di circonferenze di raggio che cresce gradualmente fino a raggiungere questa retta, per poi cambiare di curvatura e ottenere delle circonferenze che sono opposte. Bene?